Le performance rallistiche di Lucky Pons nel CIRTS, ovvero Campionato Italiano Rally Terra Storico 2024, sono inarrestabili, anche in virtù della loro spettacolare lancia delta integrale curata da K-Sport, che permette di centrare la terza vittoria assoluta consecutiva su tre gare disputate in questo 2024. All'ombra del Monte Titano si è corso sabato il nono Historic San Marino Rally, organizzazione FAMS, Federazione Automotoristica Sammarinese, ed il campione in carica ha vinto 6 delle 8 speciali in programma, arrivando nel cuore del piccolo stato con oltre un minuto di vantaggio su tutti. Per il sempreverde pilota vicentino, con a fianco la navigatrice piemontese, la nuova affermazione serve a mettere la solida ipoteca verso la conquista del doppio scudetto. Vittoria che però stava per essere compromessa nella speciale 4, quando Lucky ha fatto un tonneau, ma ritrovandosi sulle quattro ruote ha perso solo 14 secondi. È messa la prima marcia, è ripartito per andare a conquistarsi la vittoria. Secondo nell'assoluta della gara sammarinese, ma leader per il CIR Terra Storico a due ruote motrici, Andrea Tonelli sulla rossa Ford Escort RS con Debbie, dopo una gara con infinite peripezie. L'ultima speciale però la fortuna ha girato a suo favore ed ha passato il leader del campionato ed eroe locale Bruno Pelliccioni su identica auto con a fianco Ercolani, che hanno accusato problemi all'acceleratore ed hanno anche frenato. Un insieme che non ha permesso a Pelliccioni di coltivare velleità di vittoria e che termina al terzo posto, lasciando spazio alla rimonta di Tonelli più vicino al campionato. Nella realtà Pelliccioni doveva essere quarto, anche per il sorpasso di Moroni Conti sul BMW M3, ma terminata l'ultima speciale, questi ultimi si sono ritirati in trasferimento per noie tecniche, facendo risalire sul podio Pelliccioni ed Ercolani. Quarto posto dell'assoluta, ma posizione che vale il terzo nel CIR Terra Storico due ruote motrici, Succi e Graffietti, su un'altra BMW M3 di quarto raggruppamento, che chiudono a 20 secondi dal secondo posto, ma in pieno controllo sugli inseguitori. Poiché Bartolini del Sordo su Ford Escort sono arrivati con oltre un minuto di ritardo da Succi, seguiti al sesto posto assoluto da Mazza e Biordi, sammarinesi, anche loro su Ford Escort, che accusano 2 minuti e 18 secondi all'arrivo dal leader delle auto a due ruote motrici. Settimo posto assoluto, ma secondo tra le auto a quattro ruote motrici c'è Fedolfi su un'altra Lancia Delta integrale con Ceci a destra. Chiudono infine i top 10 del nono Historic San Marino Rally, Grifoni Materossi su Peugeot 205 GTI, Monbelli Mariani su Ford Escort di secondo raggruppamento e Galluzzi Montagnani su Opel Corsa GSI.